crediamo nell'unico nome in cui c'è speranza e salvezza. L'unico che ha vinto la morte per regalarti la vita. Per sempre. Noi cambieremo il mondo, ma non lo faremo da soli. Buongiorno, chi ha visto la partita Italia-Brasile? Chi è che ha vinto? Ci si può riprendere ancora, non preoccupatevi, arriva la Coppa del Mondo. No, a parte tutto questo, non so se sapete, alcuni lo sanno, che c'era Anderson, che è un arbitro della nostra chiesa che ha giocato nella partita e ha distribuito il ref book dappertutto. Allora voglio chiamare Anderson perché possa raccontarvi un po' com'è andata. Anderson, fate un applauso a lui. È un super atleta di Cristo che sta predicando la parola di Dio dietro le quinte. Amen. Solo Dio può fare una roba del genere. Io arbitro, sono diventato arbitro perché ero scarso a giocare a pallone. Ero quello che portava il pallone tra le braccia per giocare insieme agli amici. E 20 giorni fa mi arriva una chiamata dicendo: sei convocato per giocare con la nazionale brasiliana all'Olimpico in diretta TV. Io pensavo che mi stavano prendendo in giro, perché intanto mi prendono in giro gli atleti, così. E se ci sono le foto... le luci... si vede tanto. Allora, nella squadra del Brasile eravamo 5 atleti di Cristo che giocano in Serie A. E gli altri non erano atleti di Cristo, e ho potuto regalare il Rev Book a tutti quanti. Sono andato anche nella nazionale italiana e ho potuto anche regalare a tutti quelli della Mediaset che c'era lì, tra il telecronista Giuliana che fa Paperissima, a tutti quanti, anche il cameraman che era a bordo. E vorrei invitarvi che quando Dio ci mette un posto c'è un proposito, e quando ho chiesto all'organizzatore perché io arbitro, essendo brasiliano arbitro, tu mi hai invitato a giocare questa partita, la sua risposta è stata: perché nel lungo degli anni che abbiamo visto la tua testimonianza, noi vogliamo far vedere tutta l'Italia quanto è grande il tuo Dio. E avevo preparato la mia solita maglietta Jesus is my coach. E tutti nello spogliatoio, gli altri 4 atleti di Cristo, gli hanno detto a tutti: ragazzi, facciamo giocare Anderson gli ultimi 40 minuti che saranno stanchi gli italiani, e facciamo in modo che lui possa segnare e far vedere la maglietta. Purtroppo non è venuta. Però Dio alla fine, non sapevamo che c'era la premiazione, non era niente previsto, però Dio è così fedele che i suoi piani sono perfetti. Ci sono le immagini di cosa è successo alla fine. Il video. No, alla fine, quando manca 1:26 più o meno. C'era anche Gallino, ha ricevuto il Rev Book. Tutti a saltare i brasiliani, palla che viene allontanata, all'intervento del calcio d'angolo, 6 saltatori, palla in mezzo, la deviazione, e c'è il... Vai un pelino alla fine, quando manca 1:26 per favore. Piacere, ecco, è stato regalato a questi ragazzi questa sera.
di potersi godere appunto una serata di grande spensieratezza, ecco la prima coppa, un altro trofeo anche di grande livello, col mappamondo, con il Cristo del Corcovado, dove ovviamente tra pochi giorni comincerà il mondiale. Paulinho si coccola il bambino, Zé Maria nel doppio ruolo di centrocampista nel primo tempo e poi di portiere della ripresa, sta per essere sollevata la coppa. E la cosa più bella è che quando sono entrato nello stadio c'era 50.000 persone, vi giuro che mi sono trattenuto per non piangere, perché da arbitro sì, ma da giocatore quando è iniziato a suonare l'inno nazionale brasiliano eravamo un po' emozionati, anche se c'erano ragazzi che giocano ancora in nazionale, nella nostra nazionale. Però la cosa più emozionante è che quando sono girato verso la tribuna ho visto Gesù ama Roma, Sabaot Roma. Erano in 30 guerrieri sulla tribuna tra i 50.000, così enormi. Gesù ama Roma. Forse c'è la foto. Gesù ama Roma. E io vorrei un giorno fare una roba del genere a San Siro. Magari una partita più, no Juve, Inter, derby, ma una partita più tranquilla, che i biglietti costano anche poco, e andiamo in 1000 là con mega striscione Gesù ama Milano, ok? Grazie Anderson. Sono stati anche mezzi perseguitati perché non volevano che mettessero lo striscione Gesù ti ama per non offendere la Chiesa Cattolica, ma loro erano disposti ad andare anche in prigione. È rimasto. Dio è buono, guarda la persona che è vicino a te, digli Dio è buono. Digli è esageratamente buono. Ok, adesso apri la tua Bibbia con me in Seconda Samuele capitolo 4. Seconda Samuele capitolo 4 verso 4. Seconda Samuele 4:4. Il titolo di questa predicazione è La giustizia di Dio ti farà regnare. E oggi noi parleremo un pochino della storia di Mefiboset. Chi lo conosce? Alzi la mano. È tutto dei nomi difficili, no? Dove trovi questi nomi? Nella Bibbia. Allora, dal verso 4 dice così: Jonathan, figlio di Saul, aveva un figlio storpio, il quale aveva 5 anni quando arrivò a Israele la notizia della morte di Saul e di Jonathan. La balia lo prese e fuggì, e in questa sua fuga precipitosa il bambino cadde e rimase zoppo. Il suo nome era Mefiboset. Allora io voglio raccontarvi un po'. Vogliamo immedesimarci un po' nella storia di questo ragazzino. Quindi aveva 5 anni. Quanti anni aveva Mefiboset? 5 anni. Viene la notizia che è morto suo nonno, perché lui era il nipotino di Saul, e la notizia anche che era morto suo padre. Allora avevano paura di questo colpo di stato, avevano paura dei nemici che avevano ucciso il nonno e che avevano ucciso il padre, che volevano prendere possesso del regno. E la baglia, la sua babysitter sarebbe oggi, lo prende in braccio e inizia a correre, ma quando l'esercito nemico viene vicino a lei, il bambino cade. Sicuramente all'epoca, fosse oggi, l'avremmo anche aggiustato i suoi piedi, però all'epoca non era così, e per tutta la vita rimarrà storpio. Uccidono poi i suoi altri fratelli che erano eredi al trono, e lui è fuggito e ha vissuto praticamente tutta la vita di nascosto con la baglia. Neanche il servo di suo padre, che si chiamava Ziba, e che aveva altri servi, che era rimasto ancora un resto nella casa di Saul, neanche loro hanno preso cura di questo ragazzino. Quindi è cresciuto in povertà. Non solo cresciuto in povertà, immaginiamo come è cresciuto. A 5 anni perdo il nonno,
Sapete, i bambini amano i nonni, 5 anni, a 5 anni perdo anche il papà. E non solo, a 5 anni perdo anche tutto il resto dei miei fratellini, quindi non ho una vita. Non bastando, mi rompo le gambe e divento storpio e cresco da storpio per tutta la vita. Com'era il cuore di questo ragazzo? Fate così. Era completamente devastato e completamente distrutto e non c'è bisogno che ci immaginiamo i tanti perché, perché automaticamente solo pensando alla sua storia noi immaginiamo questa tragedia nel cuore di questo ragazzino. Però chi doveva regnare al posto di Davide, se stessimo seguendo così la linea genealogica del re, era lui. In realtà lui era l'unico erede del re d'Israele, che al tempo era Saul, prima ancora di Davide. Suo figlio era già morto, quindi Jonathan doveva regnare, anche Jonathan muore, tutti i suoi fratelli, lui era il figlio più piccolo e in teoria era nascosto, storpio, infelice, cresciuto con la baglia. Non vogliamo immaginare la paura che aveva che qualcuno lo trovasse, perché potevano immaginare anche i soldati migliori di Davide che se lui venisse fuori da grande poteva andare là e reclamare il suo diritto di sangue per essere re. Quindi anche la gente, Davide stesso in teoria avrebbe dovuto stare attento a questo ragazzino che avrebbe potuto, volendo, chiedere il suo diritto del trono. Invece cresce in questa vita terribile, la Bibbia non racconta esattamente tutto il suo percorso, ma noi possiamo immaginare, essendo il re, immaginando il trono e tutte le cose, immaginando la casa ed un tratto non avendo nulla. Ma arriva un certo momento della sua vita, e voglio che tu vai con me nel capitolo 9, un certo momento della sua vita, Davide viene a sapere che comunque tutti, addirittura sono stati gli uomini di Davide a uccidere i suoi altri, il suo altro fratello rimasto vivo, lo troverai sempre là nel capitolo 4. E Davide nel capitolo 4 dice, quando arrivano e dicono, Davide, poi magari lo puoi leggere a casa tua, Davide, abbiamo ucciso, si chiamava Ifboset, abbiamo ucciso l'altro ragazzo che era figlio di Davide, avrebbe potuto prendere il tuo trono, sei contento? E Davide dice, no, io sono infelice come ero infelice il giorno che mi avete dato la notizia della morte di Saul, perché era il mio re, e della morte di Jonathan, perché era il mio amico, e ha fatto uccidere coloro che hanno ucciso gli altri figli di Jonathan. Quindi lui, con un cuore addolorato, nel capitolo 9 dice così, Davide disse, c'è ancora qualcuno della casa di Saul al quale possa fare del bene per amore di Jonathan? C'era un servo alla casa di Saul di nome Siba che fu fatto venire da Davide. Il re gli chiese, sei tu Siba? E gli rispose, servo tuo. Il re gli disse, c'è ancora qualcuno della casa di Saul al quale io possa fare del bene per amore di Dio? Siba rispose al re, c'è ancora un figlio di Jonathan, storpio dei piedi. Il re gli disse, dov'è? Siba rispose al re, è a Lodebar, in casa di Machir, figlio di Amiel. Allora il re mandò a prendere in casa di Machir, figlio di Amiel, a Lodebar, e Mefiboset, figlio di Jonathan, figlio di Saul, andò da Davide, si gettò con la faccia a terra e si prostrò davanti a lui, aveva paura. Davide disse, Mefiboset, e gli rispose, ecco il tuo servo. Davide gli disse, non temere, perché io non mancherò di trattarti con bontà per amore di Jonathan, tuo padre. Ti restituirò tutte le terre di Saul tuo nonno e tu mangerai sempre alla mia mensa. Mefiboset si inchinò profondamente e disse, che cos'è il tuo servo perché tu ti degni di guardare? Un cane morto come sono io. Allora il re chiamò Siba, servo di Saul, e gli disse, tutto quello che apparteneva a Saul e a tutta la sua casa io lo do al figlio del tuo signore. Tu dunque, con i tuoi figli e con i tuoi servi, coltiverai per lui le terre e li porterai il raccolto, perché il figlio del tuo signore abbia pane da mangiare. Mefiboset, figlio del tuo signore, mangerà sempre alla mia mensa. Siba aveva 15 figli e 20 servi. Siba disse al re, il tuo servo farà tutto quello che il mio re, il signore, ordina al tuo servo. Mefiboset mangiò alla mensa di Davide come uno dei figli del re.
Mefiboset aveva un figlioletto chiamato Mica, e tutti quelli che stavano in casa di Siba erano servi di Mefiboset. Mefiboset abitava in Gerusalemme perché mangiava sempre alla mensa del re. Era zoppo da entrambi i piedi, oltraggio fatto dai re degli Ammoniti ai messaggeri di Davide nella guerra degli Ammoniti, Ammoniti e i loro alleati. Questa storia che cosa racconta? Di un ragazzo che è nato con un destino. Il suo destino qual era? Regnare. Ma lui cosa è diventato? È diventato povero, ha vissuto in povertà, ha vissuto in malattia. Il suo destino era vivere tutta la vita nella casa del re. Il suo destino era avere tutta la terra di suo padre, tutti gli averi, tutte le cose, gli utensili della casa, tutto quello che apparteneva a suo padre, a suo nonno, era suo. Lui nasce avendo il diritto di avere tutto questo. Ma i nemici nel frattempo, perché lui fugge per via dei nemici, i nemici nel frattempo rubano il suo diritto del trono, rubano il suo diritto di vivere una vita sana, rubano il suo diritto di avere un cuore sano, perché hanno ucciso suo nonno e suo padre e anche i suoi fratelli, rubano tutto quello che era suo, ma lui per diritto continuava ancora ad avere il diritto di avere tutte queste cose. E Davide, che amava profondamente, era amico di Jonathan, decide, dopo che viene a sapere che i suoi stessi servi avevano ucciso suo fratello, decide di fare di tutto, di andare a prendere quel ragazzo e di portarlo ancora nella casa del re per fare in modo che lui riacquistasse la sua regalità, per fare in modo che lui acquistasse i suoi diritti di vivere nella sala e nella casa del re. E anche se Dio aveva chiamato Davide ad essere re, Davide lo ha onorato. E io voglio parlare oggi ad ognuno di noi dell'importanza di andare a prendere tutte quelle persone che sono nate, che Dio ha destinato a regnare con noi, a governare il mondo con lui. Sapete, noi siamo destinati a regnare. Dì alla persona che è vicino a te: tu sei destinato a regnare. Lo so che può sembrare una cosa strana, uno dice io, guarda la persona e dice io, perché noi siamo figli di, siamo figli di, e i figli di re cosa sono? Cos'è che sono i figli di re? Allora guarda la persona che è vicino a te e dici: tu sei un principe, tu sei una principessa. Non è solo una cosa che può far ridere, biblicamente, dite com'è, biblicamente, è la verità. Quindi tu hai il diritto non di vivere all'inferno, tu hai il diritto non di vivere corrotto dall'angoscia, dalla malattia e da quello che il diavolo vuole mettere nella tua vita. Tu hai il diritto di vivere nella casa del re, di mangiare nella casa del re e di avere tutto quello che Dio ha deciso per te. La Bibbia dice: noi siamo eredi in Cristo Gesù. Ma ci sono molte persone, molti anche che sono credenti, perché sono i credenti che sono figli di re, quindi principi. Devi fare un'alleanza con Gesù e diventare figlio. Noi sappiamo biblicamente che non tutti sono figli di Dio. Dite com'è: non tutti sono figli di Dio. Guarda là il tuo amico e dice: non tutti sono figli di Dio. Il mondo lo dice, ma non è vero. Giovanni al capitolo 1 verso 12: ma solo a colui che, solo a coloro che lo hanno accettato. Dite com'è: solo a coloro che lo hanno accettato. Di nuovo: solo a coloro che lo hanno accettato. A loro Dio ha dato il diritto legale di essere figli del re. Quindi, anche se ci sono tante persone nel mondo, loro non sono figli di Dio. Sono creati da Dio, ma non sono figli di Dio. La Bibbia dice che solo coloro che lo hanno accettato. Se tu hai già accettato Gesù nella tua vita, se tu gli hai dato il benvenuto, se tu hai detto: io credo che tu sei morto sulla croce per me, in quel giorno, dite com'è, in quel giorno io sono divenuto figlio. E diventando figlio, l'apostolo Paolo dice che diventi anche eredi.
E Gesù è il primo genito, quindi il primo figlio, noi siamo tutti gli altri. E quindi noi abbiamo per diritto regnare con chi? Con Cristo. E lui è venuto su questa terra. E di cosa ha predicato Gesù? Qual è stato il centro della predicazione di Gesù? Cos'è che ha detto? Andate in chiesa. Qual era il centro della predicazione di Gesù? Il regno di Dio. Perché hanno crocifisso Gesù? Perché lui si dichiarava re. Abbiamo già parlato di questo in altri gospel, che là sulla croce c'era scritto re dei giudei. Quello che era scritto sulla croce era il motivo di condanna della persona che veniva crocifissa, e il motivo per il quale il mondo e i giudei e i romani logicamente hanno crocifisso Gesù era per un solo motivo, perché lui si dichiarava re in un luogo dove c'era già un re. Quando uno si dichiara re in un regno che ha già un re, cosa sta facendo? Un colpo di stato. Quindi qual è la condanna di Gesù? Tu sei? No. Qual è la sua condanna? Tu stai un golpista, sì. Tu stai cercando di fare un colpo di stato, sei un bandito. E perché Gesù è morto da bandito, da malfattore, se Gesù, la Bibbia dice che non aveva peccato? Perché lui voleva sulla croce prendere tutti i nostri peccati, e quindi lui stava morendo al nostro posto. Ma lui ha predicato sempre parlando di regno. E poi a un certo punto dice: il mio regno non è di questo mondo. Ma ha detto: il regno di Dio, dal momento che lui era là, adesso è in mezzo a voi. E parlava di chi? Di se stesso. Dal momento che Gesù è morto sulla croce, noi siamo diventati i suoi figli, noi possiamo regnare con lui. Che cosa vuol dire regnare? Cosa fa un re? Governa. E come governa? Legiferando. Cos'è che fa il re? Inizia a legiferare. Penso che un po' di film li abbiamo visti, no? Quindi cosa facevano? Quando c'era qualche problema difficile che potevano anche tagliare la testa di uno, dove andava questo? Davanti al re. E il re cosa faceva? Decideva la sorte della nazione, decideva la sorte della città, se era re di una città. Comunque lui legiferava, lui decideva, poteva cambiare le leggi, poteva aggiungere le leggi. Chi si ricorda della storia della regina Esther? Vi ricordate la storia della regina Esther? Lei, pur essendo moglie del re, non poteva presentarsi sempre alla sua presenza. E chi si ricorda di questa storia? Quando lei si presenta, lei prega, digiuna, perché fa una cosa extra, lei solo spera che il re non gli dia una condanna, perché lei sta andando contro la legge. Quindi il re poteva decidere ogni cosa. Chi può decidere ogni cosa oggi sulla terra? Sulla terra gli uomini. Ma la Bibbia dice: i cieli sono i cieli del Signore, ma la terra lui ha dato ai figli degli uomini. E dal momento che noi abbiamo fatto un'alleanza con Cristo, Dio ci chiama a regnare qua. Per questo che lui ci ha dato autorità, per questo che noi possiamo dire: nel nome di Gesù io proibisco che questa cosa venga, io libero questa cosa. Chi lo fa? Quasi nessuno. Pur essendo tutti figli di Dio e sapendo che lui ci ha dato autorità per cambiare le cose, anche con la nostra bocca, anche con la nostra preghiera. Amen. Quindi ogni cosa che noi vediamo che non va bene, invece di lamentarci, noi cosa avremmo dovuto fare? Pregare, decretare, legiferare. Tu vedi una cosa che non va bene in TV, cosa devi fare? Nel nome di Gesù Cristo io prego che questa cosa non ci sia più. Nel nome di Gesù Cristo io decreto che in Italia ci sarà un popolo che ama Dio. Nel nome di Gesù io prego perché le leggi cambino. Io decreto. La Bibbia dice legare e slegare. Chi si ricorda di questo? Chi ha fatto la scuola biblica faccia così. Legare e slegare. Voleva dire proibire e permettere. Per un sacerdote era molto semplice, perché portavano le cose davanti al sacerdote, non conoscevano tutti i 613 precetti, e lui diceva legato, che voleva dire proibito, non lo puoi fare. Poi lui diceva sciolto, che voleva dire
Sei libero di farlo. E Gesù ha usato la stessa parola parlando di noi e dicendo: tutto quello che voi, dite com'è, voi, noi, tutto quello che voi legherete sulla terra sarà legato in cielo, e tutto quello che voi scioglierete sulla terra sarà sciolto in cielo. Quindi questo vuol dire che noi abbiamo, i credenti, gli eredi, abbiamo una potenza pazzesca, ma molti vivono da poveracci, molti vivono ancora solo con il dolore che il diavolo sicuramente cerca di fare nella nostra vita. Quando noi nasciamo, Dio ha già piani per noi. La Bibbia dice, quando noi leggiamo la storia di Geremia, dice: prima ancora che tu nascessi, io già ti chiamavo profeta dell'Altissimo. Quindi prima ancora che tu nasca, c'è già un destino, c'è già una idea di Dio di quello che farai. Lui vuole, ha un piano per te. Non sempre noi adempiamo questi piani. Questo ragazzo era nato per vivere nella casa del re, era nato per governare le sue terre, era nato per governare con il re Davide, perché Dio aveva già pensato che il re Davide doveva governare. Ma arriva il diavolo, inizia a colpire la sua vita, inizia a rubare quello che è suo, inizia a portare via il suo diritto di avere le terre, di governare con, di stare nella casa del re, di mangiare a tavola del re, di poter godere di quello che qualcuno aveva conquistato per lui. Gesù Cristo ha conquistato per noi sulla croce il diritto di regnare, il diritto di essere felice anche quando le cose vanno male. Noi abbiamo per diritto la felicità. Dì alla persona che è vicino a te: tu hai per diritto la felicità. Non è così, speriamo di essere felici. È il mio diritto essere felice. Chi ha conquistato questo diritto per me? Gesù Cristo sulla croce mi ha dato il diritto di essere libero. Però molti di noi e molte persone là fuori non lo sanno. Allora siamo noi che dobbiamo andare. Vedete, quando hanno chiesto a Siba: ma dov'è che è Mefiboset? Lui ha detto: è là a Lodebar, è una città. E non viveva neanche con il servo, viveva nella casa di un altro. Neanche il servo di Saul, che avrebbe dovuto prendere cura di lui, se n'è fregato. Davide cosa ha fatto? Ha detto: andiamo a prenderli. Molte persone non verranno in chiesa, molte persone che hanno bisogno, che sono distrutte, che sono rotte, non verranno qua a mangiare direttamente nella tavola del re. Dovremmo andare a prenderli noi, dobbiamo andare là, a Lodebar, là dove loro vivono, e dire: vieni qua con me, andiamo alla casa del re, il re ti vuole vedere. E poi lo pigli e lo porti alla casa del re. La casa del re dove ci sono i suoi figli. Ogni volta che noi ci riuniamo, questo diventa la casa di Dio. Non sono queste mura, siamo noi. Allora tu prendi quella persona e dici: vieni alla casa del re, e lo porti qua. E qua che cosa riceverà quella persona? La grazia di Dio, la misericordia di Dio. Quella persona ascolterà che non importa che tipo di passato lei ha avuto, Dio la ama. Quella persona godrà della misericordia e dell'amore di Dio, che dice: io ti ricostruirò, io ti guarirò, tu potrai mangiare nella mia tavola, io ti ridarò tutto quello che hai perso. Signore, ho perso la salute, io ti ridarò, ho perso la pace, io ti ridarò la pace, ho perso gli amici, io ti ridarò gli amici, ho perso la dignità, io ti voglio ridare la dignità. Ma Dio sta cercando persone che vanno a prendere tutti i Mefiboset che sono là fuori, molti, molti, anche che hanno fatto già un'alleanza vera con Dio e sono là fuori, persi. Dio sta cercando gente che vada a fare questo per Lui. Io voglio oggi sfidarti a portare nella casa di Dio le persone che hanno bisogno di Lui. Amen. Ogni volta che vieni in chiesa, ogni domenica, preparati già durante la settimana. Prega durante la settimana: Signore, dove sono i cuori rotti? Secondo voi quanti sono i cuori rotti in giro? È come sparare nella Croce Rossa. Non è che devi neanche avere la rivelazione. Il primo che piglia, quello è il cuore rotto. È quasi garantito, puoi fare anche così. Ma la nostra domanda è: vogliamo essere come Siba, che aveva la sua casa, i suoi servi, era felice, tranquillo, poteva avere accesso al re, e li vogliamo lasciare là fuori? Il cuore di Dio brama per tutti i Mefiboset che sono là fuori.
il cuore di Dio brama per guarire le persone dai loro traumi, dalle loro angosce, da tutto quello che il diavolo ha fatto per distruggere la loro vita. Il cuore di Dio brama di prendere i mendicanti e farli diventare re, di prendere coloro che vivono nel luogo più lontano, dove nessuno li vuole vedere, forse in un prostibolo, forse nel posto più assurdo di questa città. Il cuore di Dio brama per prendere quelle persone, pulirle e farle diventare ancora persone meravigliose che mangiano nella tavola insieme al re. Ma per fare questo, Dio ha bisogno di un cuore come il cuore di Davide. Per fare questo, Dio ha bisogno di qualcuno che dice: ma c'è ancora qualcuno che è erede del mio re, c'è ancora qualcuno in giro, perché se c'è qualcuno andiamo a prenderlo e portiamo qua a mangiare con me, lo tratterò come un figlio. Dio ha bisogno di noi. Lui può fare tutto da solo, ma lui vuole che noi partecipiamo alla gloria della nascita dei suoi figli, alla gloria della gloria dei suoi figli. Chi ha mai visto un parto in diretta? Alzi la mano. Com'è vedere un parto in diretta? Non è una cosa pazzesca? Che dal nulla vieni fuori un robino così che piange, che ha le manine, le dittine, le unghie, i capelli. Non è meraviglioso? Non è un miracolo? Non è una cosa super emozionante per coloro che non sono svenuti quando l'hanno visto? Dio vuole che noi partecipiamo al miracolo della vita. Ecco perché ci usa, perché lui vuole che noi possiamo provare quello che lui prova, il miracolo della vita. Lui vuole che siamo noi a pulire quelle persone, siamo noi ad aiutare quelle persone. Per cosa? Per di nuovo rimetterli nella loro posizione di regno, regnare, legiferare. Sapete qual è la cosa più triste dei cristiani? È che non sanno la potenza che hanno nella loro bocca, nel loro cuore, e vivono un cristianesimo di lamento, alcuni vivono un cristianesimo anche di dicerie. Quello ha detto, quello ha fatto, quello ha detto, quello ha fatto, quello pensa, quello non pensa, quello vuole, quello non vuole, quello, 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 e si dimenticano veramente di quello che davvero è la grandezza del Vangelo, che è quella di cambiare completamente le nostre vite, la nostra storia. Sapete, se fossi qua in giro a raccontare quante persone Dio ha preso e ha fatto di loro un miracolo. Io so che molti di noi, anzi facciamo così, chi oggi dice la mia storia è cambiata da quando Gesù Cristo è entrato nella mia vita, il mio destino è cambiato, tutto è cambiato perché lui può ancora oggi cambiare la mia storia. Lui vuole prendere te dalla tua malattia, dalla tua angoscia, e vuole fare miracoli. Io vorrei chiedere al team media, ho dato un video di un miracolo bellissimo successo a Verona. Voglio farvi un esempio di quello che Dio può fare con qualche Mefiboset che l'ha in giro. Lei è Laura. A gennaio, vero? A gennaio è stata colpita da un'emorragia cerebrale per la quale i medici non davano speranza. Avevano detto che lei non avrebbe mai parlato, che non avrebbe mai camminato, che non avrebbe mai mangiato. E invece? Io invece parlo, mangio, cammino. Alleluia. E sono felice perché Dio è con me. Me l'ha detto lui stesso che io avrei camminato. Alleluia. Avrei ripreso a camminare, avrei ripreso a sorridere, avrei ripreso a vivere. Me l'ha detto lui stesso. Amen. Durante il coma. Gloria a Dio. E quindi pastor, visto che è l'anno del sovrannaturale, volevo anche dirvi che anche a Verona succedono miracoli. Alleluia, gloria a Dio. Gloria a Dio. E Dio continua a benedire la nostra vita, e lei è il segno della potenza di Dio. Sì. E continueremo a pregare per lei, perché lei sarà un grande ministro. Wow. Amen. Ciao pastor. Non è meraviglioso? Dì alla persona che è vicino a te: questo è il Dio nel quale tu hai creduto. Questo è il Dio nel quale tu hai creduto, dove i medici hanno dato una sentenza, ma Dio ne ha un'altra. Pastore, ma alcune persone comunque abbiamo pregato e sono morte. Se Dio vorrà portarci via, sarà Lui a portarci via, ma sicuramente il diavolo non lo potrà fare a coloro che sono figli di Dio. Amen. La verità è che comunque vada, quando noi abbiamo Gesù nel cuore, noi siamo felici di Lui.
Ma noi dobbiamo predicare questa parola. Noi dobbiamo togliere la gente anche dalla paura della morte. Perché vedi, Mefiboset è cresciuto da quando aveva 5 anni con l'incubo che qualcuno l'avrebbe ucciso. Con l'incubo, se mi trovano mi uccidono. Tanto che appena vede il re Davide si butta come per dire: ok, sono l'unico che può rubare il tuo trono, non lo voglio fare, abbi pietà di me, sono uno storpio. Lui stesso dice: io sono un cane. Pensate, un ragazzo, non sappiamo quanti anni avesse, forse ne aveva 25, 30, che si presenta al re, invece di dire io ero io il re, guarda e dice: perché mi guardi? Io sono un cane morto, neanche vivo, non bastava essere un cane, sono un cane morto. Che idea aveva Mefiboset di se stesso? Io non valgo niente, Dio sicuramente si è dimenticato di me. Perché a 5 anni ho perso mio nonno, mio padre, ho perso mia madre, ho perso i miei fratelli, sono cresciuto con la mia babysitter, in povertà, non ho da mangiare, non posso mettere i piedi nel palazzo del re, sono malato, sono un cane, perché tu avresti guardato uno come me? E Davide gli fa capire in un modo concreto che Dio stravede per lui. Dio sta cercando persone che fanno capire in un modo concreto che Dio stravede per loro. Anche se verranno da noi e diranno: io sono un cane, la mia vita è stata un incubo, va tutto male, la grazia e la misericordia di Dio attraverso la nostra vita, figli di re chiamati a regnare, noi che sappiamo la strada della casa del re dobbiamo prenderli e portarli qua, noi che sappiamo la strada della casa del re dobbiamo prendere queste persone che si sentono un cane e dire: c'è ancora un'eredità per te. Dobbiamo prendere queste persone che hanno un destino di malattia e dire: Dio ha un'eredità per te. Dobbiamo sconfiggere questa paura, la gente ha il terrore della morte anche se sono credenti. Io ho visto persone credenti che ricevono una cattiva notizia, perché non è ottima per noi, oddio sto per morire, e iniziano a dire: oddio, se è vero quello che noi predichiamo, morire dovrebbe essere fantastico. È vero, se la Bibbia ha ragione, morire dovrebbe essere una goduria. Forse la sofferenza fisica fino a quel momento no, e infatti la maggior parte ha paura della sofferenza, ma cos'è la sofferenza vicino alla presenza di Dio? Cos'è un po' di sofferenza vicino all'idea che io lo vedrò? Puoi immaginare? Dice: wow, oggi starò con lui. E tutte quelle cose belle. Immaginate, sapete quando noi passiamo quei momenti dove c'è la presenza di Dio che quasi si tocca con le mani? Immagina quello, moltiplicalo per 1 milione. Deve essere una cosa fantastica vedere la sua gloria, dove sei là così. Wow! E abbiamo il terrore, Mefiboset è vissuto nel terrore. E Davide voleva dirgli: basta di vivere nel terrore che qualcuno ti ammazzi o nel terrore della morte, tu sei destinato alla casa del re. Comunque vada, andrai alla casa del re, sia quella fisica sia quella spirituale. Un popolo coraggioso, perché sa che Dio non ci lascia e non ci abbandona. È arrivato il momento, dillo al tuo amico, è arrivato il momento che tu torni a regnare. Ed è arrivato il momento che noi possiamo prendere le persone là fuori con l'amore di Dio e riportarli qua. Ogni domenica intercede, prega, digiuna, prendi le persone, portali in cellula, portali in chiesa. Portali alla presenza di Dio, digli che sono degni di dignità. Tu troverai gente che non si ama, prendile, Dio le sta cercando per ridargli il regno, la grazia, la bontà. Amen. Amen. Io voglio invitarti ad alzarti adesso. E noi vogliamo pregare, pregare perché Dio possa guarire i nostri cuori. Questa mattina noi saremo alla sua presenza. Pregando che lui possa guarire il cuore di ogni persona che si sente rifiutata, di ogni persona che non si sente amata, di ogni persona malata. E voglio dirti nel nome di Gesù, tu sei oggi nella casa del re. E anche se sei qua oggi per la prima volta, noi vogliamo darti il benvenuto, che tu possa essere benvenuto,
che tu possa trovare in noi persone che ti amano. Non siamo perfetti, ma conosciamo l'amore di Dio ed è con l'amore di Dio che noi vogliamo amarvi oggi. Per questo voglio invitarti a chiudere i tuoi occhi e a stare alla presenza di Dio. Lui vuole darci il benvenuto, Lui vuole amarci, Lui vuole cambiare la nostra storia. Il Dio della Bibbia, purtroppo in questa nazione si parla molto di religione e poco di Bibbia, ma il Dio della Bibbia è un Dio pieno d'amore, è un Dio pieno di grazia, è un Dio che molte volte è ovvio che Lui ci corregge perché è un padre, ma non ci corregge perché Lui è là in cielo e ci comanda, come un padre amorevole, come un padre meraviglioso. Lui vuole che possiamo essere la sua presenza. Qualsiasi cosa ti stia impedendo di regnare con Lui, impedendo di prendere possesso di questa eredità che ti appartiene, qualsiasi cosa ti stia impedendo di vivere una vita felice, una vita dove tu puoi legiferare, una vita dove tu puoi mangiare nella casa del Re come suo figlio. Davide è una figura di Gesù, infatti la Bibbia dice che Gesù si siede nel trono di Davide. È una figura di Gesù che là dice: io sto aspettando, e chiede ad ognuno di noi: vai là a Lodebar a prenderli, vai a Lodebar a prenderli. Lui non era lì, non viveva nei dintorni, viveva lontano. E oggi il Re Gesù ci sta dicendo: vai a Lodebar a prenderlo. Alcune persone devono essere prese e portate qui quando sono lontane da Dio. Non basta dire venite, non basta dire ti invito, a volte bisogna andare a prenderli a casa dove si trovano e non riescono a uscire dalla loro sofferenza. A volte devi prendere un biglietto e andare fin là, dell'autobus, del tram, dell'aereo, e dire: vieni, torna nella casa del Re, vieni a sederti nella tavola con Lui, e Lui ti dirà: vieni figlio mio, tu mangerai con me, io ti darò le terre che ti appartengono per diritto, forse la terra della tua famiglia, forse la terra del tuo lavoro che oggi non hai, forse la terra del tuo matrimonio che oggi è distrutto, quelle terre che il diavolo ha portato via. Tu sarai con me nella mia casa e io ti guarirò. Signore, prima di tutto noi vogliamo chiederti perdono, perché a volte siamo troppo indaffarati per fare quello che tu ci hai chiesto di fare. Vai per tutto il mondo e fai discepoli, figli di Dio. I discepoli sono figli di Dio. Vai dovunque e riporta qua i miei figli nella mia casa, nella mia presenza, nella mia grazia. Riportali qua. Signore, prima di tutto noi ti chiediamo perdono. Perdono perché molte volte non lo facciamo. La gente là davanti a noi che sta soffrendo, e noi sicuramente pensiamo alle attività della Chiesa, forse leggiamo la Bibbia quel giorno, forse abbiamo anche pregato, ma la gente è lì e non vogliamo sporcarci le mani con i tuoi figli meravigliosi. Ti vogliamo chiedere perdono, perché invece di avere compassione, la nostra lingua è veloce nel giudizio, mentre noi non sappiamo che cosa ha vissuto tutti quei Mefiboset, storpi, che arrivano qua. Emaniamo giudizio e condanna, diciamo: così non si può fare, cosa fai? Il figlio del Re vive alla fine del mondo, da barbone, e noi non sappiamo cosa ha portato il figlio del Re lì.
prima di tutto scusaci Dio, dacci misericordia. Io voglio pregare con te perché questa sia una chiesa piena di misericordia. Io voglio che possiamo alzare le nostre mani dicendo: Signore, dacci la tua misericordia, dacci il tuo cuore oggi, dacci un cuore che sa piangere per le persone, dacci un cuore che sa vedere la sofferenza degli altri, dacci un cuore che sa commuoversi con chi si commuove, che sa piangere con chi sta piangendo, che sa soffrire con coloro che soffrono, dacci un cuore che sa condividere la nostra economia con coloro che non hanno, dacci un cuore che sa vedere la sofferenza. Siamo a Milano, Dio. Un cuore che sa vedere la sofferenza anche di coloro che al semaforo ci chiedono una moneta o che mentre siamo seduti ci importunano con un fiore, forse per poter mangiare o dare da mangiare a quelle persone che vivono con loro. Toglici da questo mondo che vedi tutto sbagliato. Toglici dal pensiero di questo mondo che vive nella critica. Dacci il tuo cuore, Signore, anche per quello del fiore. Dacci il tuo cuore per le persone che sono vicino a noi. Dacci il tuo cuore così che invece di vedere il problema, vediamo dietro il problema. Aiutaci ad essere Tirza, ad essere quella ragazza, quei ragazzi che si prenderanno cura dei piccoli fanciulli che sono a rischio di morte. Abbi misericordia di noi, Dio. Dacci un cuore sensibile questa mattina. Un cuore sensibile. Un cuore sensibile. Pieno di compassione, pieno d'amore, un cuore che sa abbracciare il nemico e pregare per lui. Dacci il tuo cuore, oh Re, il tuo cuore come il cuore di Davide. La Bibbia dice: Davide è l'uomo secondo il mio cuore, vuol dire che ha un cuore come il mio, che non ha avuto paura di perdere il suo trono, ma è andato lì. Ha detto: io voglio gli eredi del Re, io voglio fare qualcosa per Dio facendo qualcosa per Mefiboset. Era il modo di Davide di onorare Dio aiutando Mefiboset. E Gesù è morto per tutti i Mefiboset che sono lì. E lui vuole che diventino figli amati nella sua casa. Dacci un cuore giusto, Padre. Un cuore che dà un'altra chance nel nome di Gesù. E poi voglio pregare per tutti coloro che sono qua oggi e che dicono: io ancora non regno con lui. Ancora non sento di mangiare alla sua tavola, mangiare alla tavola del Padre, a che fare con la comunione. Ancora non sento la sua voce, ancora non sento il suo amore. Ancora vivo nell'angoscia, ancora vivo nel passato, ancora vivo nella paura, ancora vivo nella malattia, ancora vivo nel terrore. E io ho bisogno di essere libero. Io voglio invitarti a venire qua davanti. Io voglio invitare tutto il team apostolico, il leader di cellula, a mettersi qua in fila. Noi vogliamo abbracciare queste persone come nel film il Re Davide ha abbracciato tutti i Mefiboset. Noi vogliamo abbracciarti, anche se sei qua oggi per la prima volta, noi vogliamo abbracciarti, vogliamo darti il benvenuto in questo luogo, il benvenuto in questa casa. Vogliamo così tanto che questo sia un luogo dove l'amore e la grazia di Dio siano sempre sulle persone, ogni giorno, in ogni tempo.
Vieni qua. Se tu dici io ancora non sono libero, io ancora vivo nel passato, io ancora ho bisogno dell'amore di Dio, io ancora non vivo pienamente come figlio. Noi vogliamo invitarti a venire qua, noi vogliamo pregare con te, noi vogliamo abbracciarti, noi vogliamo darti il benvenuto con tutto il nostro cuore in questo posto. Tutte queste persone qua davanti, per favore, leader di cella, venite qua, fatevi abbracciare, fatevi coccolare, fatevi volere bene. Perché Dio possa aiutarvi a regnare. Abbraccia anche la persona che l'ha vicino a te. Digli l'amore di Dio. L'amore di Dio è su di noi. Lui ha un amore speciale per noi. Abbraccia le persone là vicino a te. Prega per quelli che sono qui. Forte alle persone che sono qua davanti, senza paura. Thank you.
forza tra le tue braccia, avvolgimi. Ovunque sono, ovunque andrò, ecco il mio amato che corre verso me. Tu mi tieni stretto finché la luce arriverà. Signore, il giudizio dei nostri cuori. Dacci un cuore come il tuo. Dacci un cuore per le persone che sono là fuori, ma anche per coloro che sono qua dentro e non vivono pienamente la vita nella tua casa, mangiando dalla tua tavola, della tua parola. Mangiando della tua parola con i tuoi figli. Davide ha detto: tu Mefiboset mangerai a tavola con i miei figli. Noi li andiamo a prendere e poi li portiamo dove c'è la parola di Dio. Quella è la sua tavola, dove ci sono i suoi figli, e loro potranno regnare con noi sulle terre che il re ci ridarà. Le terre conquistate per te, Dio, oggi per dire a tutti noi: io voglio ridarti la tua eredità, io voglio ridarti il tuo possesso, tutto quello che tu hai perso, tutto quello che il diavolo ha portato via, la tua famiglia, i tuoi figli, i tuoi possedimenti, nel nome di Gesù. Lui ti vuole dire oggi: io voglio riportarti lì, io voglio ridarti le cose perdute, io voglio ridarti quella famiglia perduta, io voglio ridarti quel padre con il quale non parli più, quella madre con la quale non parli più. Io sono qua per ridare la gioia a coloro che non hanno più, tutti quei Mefiboset che si sentono dei cani, che si sentono senza valore. Oggi Dio ci sta dicendo: vai là, Siba, vai là a prenderli a Lodebar. Loro non sono qua con noi nella casa del re, loro sono a Lodebar, vivono con i pagani, ma loro sono destinati ad essere i suoi figli, perché lui vuole, è morto per tutti noi. Lui li rivuole qua nella sua casa, nella sua casa, a mangiare con i suoi figli, a mangiare con i suoi figli. Lui ti vuole ridare quello che hai perso, la gioia, la dignità perduta, la famiglia. Alza le tue mani e dice: Signore, io lo voglio, io voglio prendere possesso di quello che tu hai per me. Io voglio regnare, io non voglio più vivere da pezzente, io non voglio più vivere da poveraccio, io non voglio più vivere lontano dalla tua casa, io voglio mangiare con i tuoi figli, io voglio governare con i tuoi figli,
Io voglio regnare su questa terra con i tuoi figli. Io voglio decretare la tua parola. Io voglio proibire le cose e voglio liberare la gloria di Dio su questa terra. Io voglio proibire il peccato e liberare la gloria di Dio su questa terra. Vieni Spirito Santo, vieni Spirito Santo, dacci il tuo cuore oggi, Signore, dacci il tuo cuore oggi, Signore, dacci il tuo cuore oggi nel nome di Gesù. Io ritorno, ritorno. Vorrei fare un'alleanza con voi. Siete pronti oggi a fare un'alleanza con me? Facciamo che settimana prossima ognuno di noi porterà alla casa del re una persona che ha bisogno di lui. Facciamo che pregheremo durante questa settimana e chiederemo a Dio di portare almeno una persona che ha bisogno di lui, della sua grazia, della sua bontà qua. Facciamo che questa settimana noi ci concentriamo a guardare il dolore degli altri e non i nostri. Se noi solo vivessimo guardando gli altri, noi saremmo molto più felici.
Siamo a volte infelici perché continuiamo a guardare noi, 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 noi. Chiedi a Dio il suo cuore mentre vai nella metropolitana, nell'autobus, mentre vai per la strada, e facciamo che settimana prossima noi portiamo una persona del lavoro, dalla palestra, da dovunque sia, per mano. Andiamo a prenderli all'Odebar e le portiamo per mano per ricevere l'amore e la grazia di Dio. Così che settimana prossima noi predicheremo e li racconteremo di quanto l'amore di Dio è spettacolare per loro e anche per noi. Amen. Pregheremo per la loro guarigione fisica. Facciamo che settimana prossima noi facciamo un mega gospel evangelistico parlando di Gesù a tutte le persone che hanno bisogno di Lui. Dobbiamo imparare a portare nella casa del Re perché ricevano la gloria. Magari lo porterai in cellula durante la settimana, ma permettere al Signore di fare qualcosa di meraviglioso nella vita di tutti i Mefiboset che sono in giro. E quando diranno: ma io sono un cane morto, tu gli dirai: no, tu sei un principe, no, tu sei un principe. E voglio dire anche a te oggi, che sei entrato qua sentendoti un cane morto, sei un principe. Dì alla persona che è vicino a te, guardala negli occhi così, gira: tu sei un principe. Non ti permettere di vivere da cane sciolto, da cane morto. Tu sei un principe meraviglioso, tu sei un figlio di Dio, tu sei un principe fantastico. Dio ti ama, il suo amore è intenso, è enorme, è meraviglioso per noi. Amen. L'ultima cosa prima che andiamo a casa: chi è qua oggi per la prima volta? Corri qua davanti. Chiunque sia qua oggi per la prima volta che è venuto a trovarci, fatti accompagnare dal tuo amico che ti ha portato qua. Vieni qua per la prima volta. Il servizio d'ordine ci prenderà un po' di rev book là dietro. Noi vogliamo farvi un regalo oggi, un libro che si chiama Rev Book, che in realtà è il Vangelo di Giovanni, che può cambiare completamente la nostra vita, perché là dentro c'è una lettera d'amore di questo Dio meraviglioso per ognuno di voi, una lettera d'amore fantastica. Il servizio d'ordine, per favore, chiunque sia là di turno, venite qua. Noi vogliamo fare una preghiera per voi. Siete pronti a fare una preghiera per tutti loro? Amen. Chiudiamo i nostri occhi, imponiamo le nostre mani su di loro e preghiamo. Signore Gesù, grazie che tu oggi hai portato qua queste persone. Dacci la grazia di amarli e di riceverli con un cuore aperto, come quei figli che mangeranno a tavola con quelli che arrivano. Noi vogliamo fare questa preghiera con te. Se vorrai, puoi farla dentro il tuo cuore con noi. Signore Gesù, grazie che sei morto sulla croce per me 2000 anni fa. Io oggi, fallo solo se è vero, vorrei darti la mia vita e vorrei chiederti di guidarla, di essere il mio Signore. Noi abbiamo guidato sempre da soli le nostre vite, ma oggi vogliamo chiedere che sia tu a prendertene cura, oh Re, e che tu cambi la storia della nostra vita. Padre, noi preghiamo che qualsiasi cosa loro abbiano portato oggi nel loro cuore, un desiderio, una preghiera, un pianto, una gioia, una domanda, che il tuo spirito sia su di loro e che già durante questa settimana loro possano vedere miracoli e venire a raccontarci che il Dio della Bibbia è ancora vivo, perché ha risposto alla preghiera più profonda e nascosta nel profondo del loro cuore, nel nome di Gesù. Fate un applauso a queste persone. Un abbraccio forte.
Se volete, uscendo là a destra, nel servizio accoglienza, anche per voi che magari non siete venuti qua e già frequentate questa chiesa, frequentate un gruppo di preghiera durante la settimana che noi chiamiamo cellula, per crescere, per parlare di voi. Ci sarà qualcuno che vi ascolterà, vi aiuterà. Fate casetta con noi per cambiare la storia di questa nazione. Amen. Dio è buono, che Lui continua a benedirti, che Lui continua a benedirti immensamente, immensamente, nel nome di Gesù, nel nome di Gesù. Ma con le mani. La Bibbia dice che la fine è meglio dell'inizio. Amen. Vai. Signore, la mia forza, a Lui tutto l'onore e la gloria, ogni potenza e maestà appartengono a Lui per sempre. La gioia del Signore, la mia forza, a Lui tutto l'onore e la gloria, ogni potenza e maestà appartengono a chi? A Lui per sempre. Amen. Vai, celebra il Re, esalta il Re, muovi il cielo adorando Lui. Celebra il Re, esalta il Re, adora il suo nome. Celebra il Re, esalta il Re, muovi il cielo adorando Lui. Celebra il Re, esalta il Re, e alla sua presenza batti le tue mani, vai, 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 vai. La gioia del Signore è la mia forza, a Lui tutto l'onore e la gloria, ogni potenza e maestà appartengono a Lui per sempre. La gioia del Signore è la mia forza, a Lui tutto l'onore e la gloria, ogni potenza e maestà appartengono a Lui per sempre. Celebra il Re, esalta il Re, muovi il cielo adorando Lui. Celebra il Re, esalta il Re, adora il suo nome. Celebra il Re, esalta il Re, muovi il cielo adorando Lui. Celebra il Re, esalta il Re, prepara sua presenza, salta. Quanti talenti Dio ci sta dando, fate un applauso ai ragazzi, a Santo. E prima di andare via, è il compleanno di Gaetano, che è venuto solo per trovarci dall'Inghilterra, è là per 3 mesi, andate ad abbracciarlo. Buona domenica. Crediamo nell'unico nome in cui c'è speranza e salvezza, l'unico che ha vinto la morte per regalarti la vita, per sempre.